Dunque, questa mattina parliamo di questo fatto di cronaca che, per fortuna, grazie all'intervento della Polizia di Stato, è finita a buon fine perché ha recuperato e individuato i responsabili di un furto ancora più deprecabile perché questi giovani avevano sottratto, avevano rubato alcune attrezzature da sub che erano destinate ad alcuni ragazzi disabili per le loro terapie e per la loro riabilitazione. Ci racconta che cosa è accaduto? Certo, stamattina lo faccio davvero volentieri, sottolineare, evidenziare il lavoro svolto dai ragazzi della questura della squadra mobile, diretti dal dottor Fulvio Manco, i quali nel giro di 2 giorni, diciamo pure che spesso sta accadendo che riescono a risolvere dei casi anche abbastanza complicati nel giro di poco tempo, nel giro di 2 giorni sono riusciti non solo a rintracciare tutta la refurtiva e a riconsegnarla all'associazione e Enjoy Your Dive, Sì. anche a rintracciare i malfattori, queste persone che senza alcuno scrupolo erano andati in via Presicci a rubare tutte queste attrezzature che servivano a dei ragazzi disabili, i quali erano veramente attaccati a questa loro attività, perché un ragazzo disabile, quando si rende attivo con un'attività che lo gratifica personalmente e fisicamente, come anche come quella del sub, diventa veramente dal punto di vista sociale un grande successo. Io devo sottolineare il fatto che questi furti, per quanto non abbiano un riscontro da un punto di vista dell'allarme sociale, perché quando accadono non c'è un clamore anche da un punto di vista mediatico. Però mi piace, grazie a voi stamattina, sottolineare il fatto come poi la conseguenza di un ritrovamento, di un servizio svolto dalla Polizia di Stato diventa una sorta di sollievo sociale, Certo, perché sicuramente. finalmente si vede come questi ragazzi riconquistano o conquistano un'ulteriore fiducia nei riguardi dell'istituzione come la Polizia di Stato, ma il loro sorriso per poter poi ricominciare la loro attività che era stata messa in pericolo da dei delinquenti, per noi della Polizia di Stato vale ben più di qualsiasi forma di gratificazione.